Presidente, la registrazione è iniziata. Buongiorno colleghi, oggi Buongiorno. 18 dicembre, chiamiamo l'appello segretario. Fermo. Sì, Presidente. Di Pisa. Presente, presente. Sì, grazie. Orlando. Consigliere Orlando. Randazzo. Presente. Segretario, mi ha chiamato che non ho Sì, sentito. Sì, allora consigliere, un attimo che rispondo e metto il video, un attimo. Buongiorno, presente. grazie, consigliera. Inzerillo. Assente. Cancilla. Presidente, presenti 4 su 5. Presente. Perfetto, allora dichiaro aperta la seduta. Allora, colleghi, se ci sono comunicazioni, se no magari chiedo al segretario di leggere il verbale di ieri per darmi Sì, un'approvazione. Presidente, intanto vi do la comunicazione che è pervenuta un'altra proposta di deliberazione avente per oggetto piano farmacie e ve l'ho trasmessa ieri stesso, ve l'ho trasmessa ad ognuno di voi. Ho fatto il supplementare dell'ordine del giorno. Questa delibera, poiché riveste carattere d'urgenza, si potrebbe già cominciare A trattare. a trattare da lunedì, stavo Da dicendo da domani, ma domani è sabato, quindi da lunedì. E mamma, questo è quello. Passo a prendere il verbale di ieri, così lo leggo. Un attimino, perfetto. Verbale numero 236 del 17 dicembre. L'anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, giusta convocazione del signor Presidente, si riunisce la quarta commissione consiliare permanente in modalità telematica con collegamento a distanza per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno delle convocazioni precedentemente citate. Alle ore 9:38, prima convocazione. Il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Roberta Cancilla, Caterina Orlando, Carlo Di Pisa, Antonino Randazzo e Giovanni Inzerillo, presenti 5 su 5. Tutti i consiglieri acconsentono alla registrazione della seduta. Constatato il numero legale, il presidente Inzerillo dichiara aperta la seduta. Il presidente, in attesa che si colleghi in videoconferenza il signor assessore Leopoldo Pianpiano, chiede al segretario se sono pervenute comunicazioni di partecipazione da parte degli invitati alla riunione di domani. Il segretario comune che non ci sono altre mail o notizie di partecipazione all'audizione di domani sul forno crematorio. Il consigliere Randazzo desidera avere ricordato l'argomento per cui è stato invitato oggi l'assessore Pianpiano. Il presidente ricorda a tutti che è stato invitato per spiegare la procedura amministrativa per le autorizzazioni sulle case di riposo e quali controlli vengono fatti prima e successivamente, oltre che per parlare di argomenti ricadenti sulle sue deleghe di competenze. Il Presidente chiede alla Commissione se sono pronti ad esprimere parere sulla proposta lettera esaminata ieri, avente per oggetto differimento termine di pagamento saldo Tari per utenze domestiche e non domestiche. Tutti si dichiarano pronti ad esprimere parere. Si collega in videoconferenza il signor Assessore Leopoldo Pianpiano, che acconsente alla registrazione. Il Presidente sospende la trattazione della delibera, ringrazia l'assessore Pianpiano della sua partecipazione a questi incontri in audizione scaturito dalla sensibilità della consigliera Orlando a seguito dei fatti riportati dalle cronache sulle case di riposo, tornate negativamente alla ribalta per la cattiva cura degli ospiti e alcune di esse prive di qualsiasi autorizzazione. Chiedeva di ascoltare gli assessori di competenza e la Commissione ha già incontrato il signor assessore dell'attività sociale Giuseppe Mattina. La consigliera Orlando ringrazia l'assessore. La necessità è nata poche settimane fa, a seguito dei casi non sporadici di maltrattamento agli ospiti che sono persone che per la loro età spesso non sono in grado di difendersi in quanto persone fragili. L'assessore Mattina è stato già incontrato dalla commissione sull'argomento ed è stato abbastanza esaustivo. La domanda che poniamo è di conoscere qual è l'iter per il rilascio delle autorizzazioni. L'assessore conferma che le autorizzazioni sono rilasciate dall'ASPI, che ha competenza assoluta. L'assessorato igiene e sanità si occupa solo di iscrivere le strutture all'albo.
Il malfunzionamento non deriva dalla mancata esistenza di linee guida, in quanto le norme sono chiare e basta applicarle e tutto funzionerebbe bene. Il controllo non dipende dall'amministrazione comunale, dipende dagli organi di polizia, sia municipale che statale. La consigliera Rolanda si dichiara soddisfatta della risposta del signor assessore, che è stato chiaro e vorrebbe che gli anziani vengano maggiormente garantiti da parte degli organi di controllo. La consigliera Roberta Cancilla vorrebbe sapere quando aprirà il nuovo rifugio veterinario. Se il trasferimento dei cani nella struttura di Caserta continua, se l'amministrazione aprirà un nuovo canile a Palermo o in provincia e quando verrà ristrutturato l'ex macello comunale che ormai è diventato un canile. Sul trasferimento dei cani nella struttura di Caserta è bloccata a seguito della denuncia presentata al consigliere Fernandelle. In atto è l'unica struttura in convenzione col comune di Palermo. L'intenzione dell'amministrazione è di stipulare altre convenzioni. Il presidio sanitario a breve, pandemia permettendo, dovrebbe aprire entro fine anno. L'apertura del presidio permetterà di aumentare l'esterilizzazione, unica arma efficace contro la lotta al randagismo. Un nuovo canile potrebbe servire, ma l'obiettivo principale dell'amministrazione è quello di lottare contro il randagismo. La sterilizzazione e favorire l'adozione, questo aumenterebbe il benessere degli animali. Il presidente ringrazia l'assessore e lo congeda. In considerazione che a breve inizia il Consiglio Comunale, il Presidente rinvia l'approvazione del Presidente Verbale ad altra data. Alle ore 10:23 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La registrazione del Rione è parte integrante del Presidente Verbale. Presidente Cancilla, a lei. Sì, allora lo poniamo in votazione, consigliere Di Pisa, Favorevole. consigliere Randazzo, consigliere Randazzo, Favorevole. consigliere Orlando, Favorevole. la sottoscritta è pure favorevole, quindi il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Sì, devo fare un'altra comunicazione. Presidente, mi Sì. scusi, devo fare prendere atto alla Commissione che nel verbale dell'11-12-2020, il numero 232, è stata messa la dicitura letto ed approvato all'unanimità. Nello stesso verbale, per un refuso, si dà come inizio seduta ore 9 e 39, mentre effettivamente la seduta è iniziata alle ore 9 e 45, da come risulta nell'esposizione del verbale stesso. Quindi chiedo alla Commissione di prenderne atto, confermando l'approvazione del verbale e l'orario di inizio seduta. D'accordo. Confermo. Mamma. Favorevole. Confermo. Va bene, favorevole, favorevole. Presidente, segretario e tutti, a rigore, diciamo, se magari entra fra poco, si inserisce in seduta anche il collega Angelillo, potremmo procedere all'approvazione dell'altra delibera che ieri è rimasta in sospeso. Caterina, aspettiamo comunque Gianluca. L'ho detto, se arriva in tempo utile Gianluca, ho detto proprio questo, sì. Mi scusi, ma rispetto al nostro invito che oggi era rivolto a diverse persone, tra cui diciamo, riguardo l'argomento del cimiteriale comunque, dico, qualcuno ha risposto? Cioè, chi doveva essere presente oggi? Non ha toccato. Presidente, mi scusi. Allora, l'email di convocazione in adozione è stata inoltrata al capo di gabinetto, Alla dottore Pollicita, sì. dottore Pollicita, all'assessore Maria Prestigiacomo, Sì. al capo area Nicola Di Bartolomeo, al capo area Daniela Rimedio, al dirigente servizi cimiteriali Ferdinand Ania. Dimentico qualcuno? Dico, è di questi solo la mia, se non sbaglio, però comunque Gli non ho unici che hanno risposto che per motivi istituzionali non potevano essere presenti sono l'assessora Prestigiacomo e il dirigente capo area Daniela Rimedio, mentre il dottor Ferdinand Ania, dirigente dei servizi cimiteriali, oggi si trova in congedo, già preventivato prima. Quindi il dottore Pollicita comunque non ha risposto. Il dottore Pollicita e il capo area Nicola Di Bartolomeo non hanno risposto né all'email né hanno risposto su Calendar che partecipavano o meno.
Quindi, di fatto non sono collegati, quindi suppongo che a questo punto non parteciperanno più oggi all'incontro. Devo dire che comunque è una cosa che fa male alla città soprattutto. Perché dico, è una tematica così importante, la Commissione appunto si sta tanto adoperando riguardo questa problematica, ponendo delle domande e anche proponendo delle soluzioni. Che poi di fatto appunto non trovano, diciamo, una platea che potrebbe dare appunto queste risposte o mettere in pratica le soluzioni che la Commissione propone. Quindi non so. Gli altri consiglieri vogliono fare qualche commento, vogliono inserirsi nella discussione. Ma che cosa posso aggiungere? Allora, a questo punto credo che veramente l'unica soluzione potrebbe essere convocare il sindaco in consiglio assieme a tutti gli altri protagonisti, diciamo, delle vicende che riguardano il cimitero, affrontare l'argomento appunto nell'ambito di una seduta consiliare. Almeno per quanto riguarda il forno crematorio, che comunque un argomento per cui noi ci stiamo battendo particolarmente come commissione. Sì, anche se ribadisco, ma questo è chiaro a tutti ed è normale ovviamente che se così sarà, una volta portato in consiglio, se riesce a essere portato in consiglio, è chiaro che gli argomenti saranno tanti, non ci si concentrerà esclusivamente su questa cogente questione del forno crematorio, perché a quel punto ognuno legittimamente vorrà portare il proprio contributo, diciamo, al dibattito d'aula. Quindi Ma anche il problema igienico-sanitario che comunque c'è all'interno del cimitero dei Rom. ovvio, certo, ovvio. Ha fatto il consigliere inserirlo, il consigliere Randazzo, diciamo proprio da pochissimo, ne ha dato comunque Ma conferma. Il problema certo, continua ad esserci. assolutamente. Per questo dico, è chiaro che sarà poi un dibattito d'aula molto ampio, perché gli argomenti ci sono e sono tanti, ecco. È come se tutti si volessero lavare le mani di questo problema. È assurdo perché il problema esiste, c'è ed è pesante ed è urgente da risolvere. Invece, qua tipo, siamo qua immobilizzati da tutte le assenze del mondo. Ma vabbè. Che dice Tony? No, io non ho detto nulla veramente, grazie. Infatti chiedevamo la tua Apposta. commento Ah, da ok. fare. E vabbè, noi, il consiglio inserirlo ha chiesto di incontrare il sindaco e tutti i dirigenti in consiglio comunale. Purtroppo, visto le non risposte della commissione, resta l'unica cosa da fare. Dal lato mi dispiace perché sapete bene che per quelle che sono le dinamiche di un consiglio comunale, legittimamente tutti i consiglieri poi cercheranno di chiedere spiegazione su tutto e ci mancherebbe che non sia così, però rischiamo poi di perdere quella che era la specificità di alcuni temi che stiamo affrontando e che volevamo non solo contestare, ma anche spronare affinché fossero risolti. E sapete bene che nelle dinamiche di un consiglio comunale, dove poi parleranno 40 consiglieri e ci sarà da quello che difenderà l'amministrazione a prescindere, a quello che attaccherà a prescindere senza porre soluzioni, noi eravamo in una fase critica ma costruttiva che rischia il consiglio comunale di non avere efficacia. Non l'ha avuta neanche in commissione in realtà, però ero fiducioso del fatto che in commissione speravo di poter almeno arrivare ad una determinazione che era quella di fare chiarezza in merito a chi deve occuparsi di sto vecchio forno, che è presso il sindaco che la può fare, quindi inserirlo come
come presidente di commissione ha inviato una nota al sindaco per chiedere una direttiva affinché si riprenda, si costituisca un tavolo, si riprenda questa discussione. Mi dispiace che il capo di gabinetto per la seconda volta non... infatti non è la prima, purtroppo. Non viene senza prima informazione. Se non ricordo male è la seconda volta che magari mi sbaglierò. È stato anche un po' di preavviso, se non sbaglio martedì abbiamo inviato richiesta di partecipazione. Quindi... Di fatto questa commissione vuole che dopo 8 mesi il vecchio forno venga ripristinato e sempre in funzione. Ed è brutto che non si riesca neanche a fare partire quello, a fare partire a dire a quegli uffici vi dovete occupare di questo per fare partire questo revamping. Io penso che ci sono tantissimi problemi in questa città, però quella dei cimiteri, sia per aspetti umani, sia per aspetti legati ai nostri cari, quindi colpisce tutti. Il fatto che venga così, ci sia questa disattenzione, è assolutamente grave, e ripeto, è politicamente è grave che il sindaco non deve fare il davanti, ci mancherebbe, però deve avere una direttiva affinché qualcuno lo faccia, perché attualmente c'è qualcuno, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che sta giocando sul fatto che non c'è chiarezza tra forno mobile, tra vecchio forno, e su questo quindi nessuno fa nulla. E ripeto, mi assumo la responsabilità di quello che ho appena detto. Quindi serviva appunto uno spunto, una pressione di chi ha la delega, che è il sindaco, per fare in modo che tutti siamo ora consapevoli del fatto che l'amministrazione comunale ha detto vi dovete occupare del vecchio forno, e invece ancora si gioca un po' con questa ambiguità che, per carità, era legata alla volontà dell'amministrazione comunale di portare al forno mobile. Questa volontà per motivi tecnici è venuta meno, però nessuno ha dato indicazione di riprendere il vecchio forno, e quindi tutti sono in attesa o dicono non compete a noi, aspettiamo indicazione. Beh, solo questo dovevamo fare in modo che il capo di gabinetto e il sindaco davano una possibilità precisa. Fate il progetto per riparare il forno crematorio, questo chiediamo, e il fatto che non riusciamo a poter dialogare in commissione, facciamo un consiglio, ma ripeto, il consiglio è rischio, da chi si parlerà delle 600 salme, di tutto che fa schifo, di Orlando che deve andare via, di questo e quell'altro, che ripeto, non è che io non sia d'accordo, meno, sono un gruppo di opposizione, ma a me interessa più che il forno venga acceso, se devo essere sincero, che altro. Quindi mi dispiace che ancora una volta non è venuto nessuno in commissione. Grazie consigliere Randazzo. Allora, se siete d'accordo, tolgo un attimo l'audio, provo a contattare il consigliere Inserillo per capire se abbiamo la possibilità di mettere in votazione ora stesso, insomma oggi stesso, la delibera, quella sul pagamento della Tari. Un attimo solo. Allora, colleghi, io ho provato a contattare il presidente per vedere se lui, diciamo,
Allora, possibilitavano di collegarsi in commissione, ma la segreteria. Quindi a questo punto Caterina ha abbandonato. Io non la vedo più tra i partecipanti. Il presidente si sta collegando. Ah, vabbè. E Sono però più manca a veloce. questo punto la consigliera Orlando. Dico, l'intento credo che fosse di votarla tutti insieme, ecco, non per altro. Vedi dove è arrivato. Ah, qui. Gianluca, c'è anche Caterina. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno colleghi, scusate il ritardo. Oh, immagino ovviamente che nessuno delle persone che avevamo invitato sia presente, giusto? Purtroppo immagini bene, sì. Sì, ti sento. Va bene, abbiamo mi è aggiornato su cosa avete fatto sinora. Abbiamo aspettato, abbiamo commentato l'assenza. Le leggo il verbale, Presidente, così. Sì, grazie, La segretario. Presidente, in attesa che si colleghino in videoconferenza il capo di gabinetto, dottor Sergio Pollice, l'architetto Nicola Di Bartomeo e gli altri invitati, invita il segretario a leggere il verbale 236 del 17-12-2020 per l'approvazione. Letto il verbale 236, posto in votazione, non è approvato all'unanimità. Il segretario comunica che il verbale dell'11-12-2020, numero 232, è stato messo alla dicitura letto ed approvato all'unanimità. Nello stesso verbale, per un refuso, si dà come inizio seduta ore 9:39, mentre effettivamente la seduta è iniziata alle ore 9:45, da come risulta nell'esposizione del verbale stesso. La Commissione prende atto, confermando l'approvazione del verbale, all'ora di inizio seduta alle ore 9:45. Si apre una discussione politica sulla mancata presenza degli invitati oggi in audizione. Dopodiché si collega alle ore, quindi ora si collega alle ore 9:58 il presidente Giovanni Zerillo che assume la presidenza. Perfetto, grazie segretario. Prego. Allora, se questo sul posticipo del pagamento Tari. E il menatore da esprimerne parere e poterlo mandare agli uffici di presidenza. Quindi volevo sentire il parere dei colleghi, se sono d'accordo, se hanno dichiarazioni di voto, così eventualmente ne leggiamo l'oggetto e la poniamo in votazione. Per me va bene votarlo, va bene. Tony, fai dichiarazione di voto. No, no, vabbè, non ti fai. Va bene, se non ci sono altri interventi, chiedo al segretario di leggere l'oggetto e porre in votazione la delibera. Sì, possiamo. Oggetto della proposta di deliberazione. Differimento termine di pagamento saldo Tari per utenze domestiche e non domestiche. Non applicabilità delle sanzioni amministrative, ai sensi del comma 5, articolo 6, decreto legislativo numero 472 del 97, presa d'atto. Adesso. Allora, poniamo in votazione questa delibera. Randazzo. Astenuto. Cancilla. Astenuta. Orlando. Favorevole. Di Pisa. Sì, Presidente, per dichiarazione di voto io sarò favorevole a questa delibera, però in pratica sono le cose che questa è una delibera che viene troppo in ritardo perché quello cittadino che è preciso, che leva il pane in bocca per pagare le tasse, già l'ha pagato. Noi falliamo a quelli che sono poco precisi, però la voto favorevole. Era il caso che veniva nel mese di novembre questa delibera, non dopo il 2 dicembre, che già la scadenza, già il cittadino sapeva che c'era la scadenza, e quindi oggi parliamo solamente di ritardatari, va bene, però la voto favorevole. Grazie consigliere Di Prego. Pisa. Poi mi riservo di fare una riflessione sulla dichiarazione del consigliere Di Pisa. Il sottoscritto favorevole, la delibera viene approvata a maggioranza.
Sulla dichiarazione del consigliere di Pisa, desidero dire questo: denota ovviamente massima attenzione nei confronti dei cittadini, perché ovviamente questo lo può soltanto comprendere una persona come il consigliere di Pisa, che effettivamente è a contatto giornalmente con i cittadini e nel suo caso pure li sostiene nell'andare avanti in tutto quello che sono ovviamente le tasse da pagare, gli adempimenti da fare nel corso della propria vita amministrativa e tributaria. Purtroppo, consigliere di Pisa, c'è chi non neanche se l'è posto il problema e neanche ci ha fatto caso. Ovviamente lei ci fa riflettere sul fatto che questa tassa doveva essere pagata entro il 2 di dicembre. Se noi ovviamente la posticipiamo la settimana prossima al 31, ovviamente chi è sempre stato solerte l'avrà già pagata, quindi non può naturalmente approfittare di questo, diciamo. E poi, Presidente, mi auspico pure un'altra cosa. Che cosa? Che in pratica questa il ritardatario come fa a pagarla? Si collega nel sito del comune e paga. Io spero che non ci siano, che la FIST abbia elevato gli oneri di interesse more. E segnali bene il fatto che non ci sono oneri di interesse e more nel sistema, perché sennò come fa a pagarla il cittadino che non l'ha ancora pagata? Capito? Certo. Mi sono spiegato. Sì, è chiarissimo. Nel sistema tipo c'è l'interesse e la mora, tipo, quindi tecnicamente oggi loro dovrebbero levare gli oneri di interesse e mora fino al 31 dicembre. Speriamo che lo fanno. Questo ragionamento e mi auguro di sì. Questo poi ovviamente lo chiederemo in aula quando andremo a votare la delibera. Va bene, consigliere di Pisa, la ringrazio, il suo intervento è stato, ritengo, molto pertinente e attento. E se non ci sono altri interventi, prendiamo atto ulteriormente dell'assenza degli uffici e quindi mi convinco ancora di più di aver fatto bene, che la presenza del sindaco in aula è fondamentale per la risoluzione di questo problema. E vi auguro una buona giornata e ci vediamo per il consiglio comunale tra qualche minuto. Approviamo il verbale. Ah, prego, la diamo una lettura, Presidente. Segretario. Domani. Allora, verbale numero 237 del 18 dicembre 2020. La rispettano, sono disciplinati ed educati. Non abbiamo avuto l'anno 2020, il giorno 18 del mese di dicembre, giusta convocazione del signor Presidente, si riunisce la quarta commissione consigliere permanente in modalità telematica con collegamento a distanza per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno dalle convocazioni precedentemente citate. Alle ore 9.38, prima convocazione, la vicepresidente Roberta Cancilla, assistita dal segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Cancilla, Orlando, Di Pisa, Randazzo, presenti 4 su 5. Tutti i consiglieri acconsentono alla registrazione della seduta. Constatato il numero legale, la vicepresidente Roberta Cancilla, assumendo la presidenza, dichiara aperta la seduta. La Presidente, in attesa che si colleghino in videoconferenza i signori capi di gabinetto, il signor capo di gabinetto, dottor Sergio Pollici, l'architetto Nicola Di Bartolomeo, gli altri invitati, invita il segretario a leggere il verbale numero 236 del 17/12/2020 per l'approvazione. Detto il verbale 236, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Il segretario comunica che nel verbale dell'11/12/2020, il numero 232, è stato messo alla dicitura letta ed approvata all'unanimità. Nello stesso verbale, per un refuso, si dà come inizio seduta a ore 9.39, mentre effettivamente la seduta è iniziata alle ore 9.45, da come risulta nella esposizione del verbale stesso. La Commissione prende atto, confermando l'approvazione del verbale, dell'orario di inizio di seduta alle ore 9.45. Si apre una discussione politica sulla mancata presenza degli invitati oggi in audizione. Si collega alle ore 9.58 il Presidente Giovanni Zarillo, che dà l'autorizzazione alla registrazione. Il Presidente invita la Commissione ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto differimento termine di pagamento saldo pari per utenze domestiche e non domestiche, non applicabilità delle sanzioni amministrative utenze al comma 5 del decreto legislativo 472/97 preso da.
Tutti concordano e si passa alla votazione. Esperita la votazione, votano favorevolmente i consiglieri di Pisa, Orlando e Inzerillo. Si astengono i consiglieri Cancilla e Randazzo. Il consigliere Carlo Di Pisa dichiara che ha espresso parere favorevole, anche se non se corra male, ritiene che l'amministrazione sia mossa in ritardo. Questa delibera doveva essere fatta nel mese di novembre. Il presidente concorda sulle valutazioni espresse dal consigliere Di Pisa. Presidente, per la votazione. Vogliamo in votazione il verbale Di Pisa. Favorevole. Cancilla. Favorevole. Orlando. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sottoscritto favorevole, il verbale è approvato all'unanimità. Sono le ore 10 e 9 minuti, dichiaro chiusa la seduta, ci riaggiorniamo per il Consiglio Comunale. Una buona giornata, a dopo. Buongiorno, presidente. Grazie, a dopo. Ma c'è Consiglio Comunale? C'è Consiglio Comunale? C'è la registrazione in corso ancora. Non...